Cari bambini e cari ragazzi, ma lo sapete che la parola di Dio è bellissima, cambia la vita. Ci sono tante persone che hanno avuto una vita bellissima, straordinaria, grazie alla forza della parola di Gesù. Se noi ascoltiamo, fidandoci di Gesù, la sua parola, il nostro cuore non è più lo stesso, le nostre forze diventano più grandi, il nostro amore diventa più forte, noi abbiamo più speranza. E sappiamo davvero che fidarci del Signore è la nostra autentica felicità. E allora noi possiamo ricevere il potere di questa parola, la bellezza, l'amore che è contenuto in questa parola, quando la ascoltiamo. E infatti il Vangelo di domenica prossima parlerà di questo. La parola di Dio è come un seme che può portare dei frutti bellissimi di amore, di gioia, di pace, frutti di una vita nuova, di una vita generosa, di una vita in cui ci sentiamo amati, di una vita in cui abbiamo la forza per affrontare tutte le difficoltà, una vita in cui non siamo lasciati soli ad affrontare le nostre paure. Ebbene, perché la nostra vita possa essere così bella, però, abbiamo bisogno di ascoltare questa parola con attenzione e con costanza, senza stufarci se ci sono difficoltà. Abbiamo bisogno di mettere da parte tanti altri pensieri, le preoccupazioni di quello che abbiamo, non abbiamo, e in modo che poi la nostra vita può essere trasformata dalla bellezza di questa parola. E allora, quando non sentiamo niente, quando la messa ci sembra noiosa, quando andare al catechismo ci sembra sempre la stessa cosa, qual è l'atteggiamento giusto? L'atteggiamento giusto è quello di ascoltare di più, ascoltare meglio, di avere fiducia che il Signore ci farà dei doni grandi, di non stancarci mai. L'atteggiamento giusto è quello di avere ancora più amicizia verso il Signore, parlarci, chiedergli che ci faccia comprendere di più la sua parola, in modo che la nostra vita possa essere bella. Ma sapete quante persone avrebbero bisogno di ascoltare la parola di Dio e noi ce l'abbiamo così vicina, viene proclamata nella Santa Messa, ci viene spiegata nel Catechismo, possiamo aprire la Sacra Scrittura e meditarla, possiamo leggere una frase del Vangelo tutti i giorni e la nostra vita è bellissima, perché dovete sapere che l'amore noi lo possiamo sentire se ci viene comunicato da qualcuno e il Signore ce lo comunica in un modo speciale anche attraverso la sua parola. E quindi vale la pena ascoltarla. Ci vediamo presto, ragazzi.